Buongiorno e un buon risveglio per tutti, carissimi amici all'ascolto, in questo martedì del 7 giugno e che il Signore ancora oggi vi possa benedire grandemente in ogni cosa che farete. Prudenza e saggezza è il titolo della meditazione di quest'oggi. Siamo sempre in Matteo al capitolo 10. Leggeremo due versetti, il versetto 16 e il versetto 17. Ecco, io vi mando come pecore in mezzo ai lupi. Siate dunque prudenti come serpenti e semplici come le colombe. Guardatevi dagli uomini, perché vi metteranno in mano ai tribunali e vi flagelleranno nelle loro sinagoghe. Coloro che desiderano far del bene alle anime devono pregare di ricevere sapienza, di ricevere buon senso e soprattutto una mente sana. Il Signore Gesù dice ai discepoli di essere allo stesso tempo avveduti e semplici e fuggire alla persecuzione. Poche istruzioni di Gesù sono difficili da seguire correttamente come questa. C'è indicata una linea tra due estremi, una traccia che può essere seguita soltanto con grande discernimento. Evitare la persecuzione trattenendo la lingua e nascondendo la nostra fede è un estremo. Un attivismo aggressivo e molesto, quasi a cercare la persecuzione, incapace di considerare il tempo o le circostanze, configura l'estremo opposto. Siamo avvisati a non cadere neppure in questo errore. Abbiamo bisogno di sapienza, questa è la verità. L'estremo verso il quale siamo più portati a scivolare i nostri giorni è quello del silenzio, della codardia, dell'opportunismo. La nostra cosiddetta prudenza degenera con facilità in una condotta colpevolmente omissiva, in nome di un malinteso senso di discrezione. Riteniamo sia troppo impegnativo persuadere le persone dalle verità contenute nella scrittura e sopportiamo sempre meno l'idea di incassare rifiuti dolorosi. Ci convinciamo che un approccio troppo esplicito potrebbe risultare controproducente, che certe modalità sarebbero inopportune e che sarebbe spiacevole compromettere magari relazioni sociali e affettive in nome di determinati convincimenti religiosi. Guardiamoci da questo spirito. La pigrizia e il diavolo sono spesso i veri ispiratori di una condotta accorta soltanto in apparenza. Arretrare di fronte ai nostri doveri ci evita forse alcuni fastidi. Ma coloro che seguono questo sentiero gettano via opportunità preziose. D'altra parte, è impossibile negare che esiste anche un santo e onesto zelo applicato senza conoscenza. Con un po' di prudenza, con un po' di saggezza, si potrebbero evitare molti danni e parecchi errori grossolani. Gesù non ci chiede di mettere da parte il nostro buon senso quando lavoriamo per Lui. Ci saranno comunque persecuzioni legate alla nostra vita di fede, anche senza andare a cercarle in modo maldestro. E allora chiediamo al Signore di poter vivere all'insegna della vera saggezza. Che il Signore ti possa aiutare in questo. Amen.